Fonti del Viminale fanno sapere che la Open Arms di Medici Senza Frontiere e Mediterranee sta chiedendo aiuto, tra virgolette, alla procura dei minori in Sicilia. Quindi fanno sapere che la Open Arms al largo delle coste di Lampedusa, fuori nelle acque internazionali, già da 7 giorni, perché Malta, scusate, comunque ha rifiutato l'attracco, ma loro si guardano bene di stare davanti le coste maltesi, perché Malta non scherza, diciamola così, Malta non scherza. Quindi sono davanti alle coste italiane chiedendo aiuto alla magistratura italiana. E se voi fate mente locale, la stessa cosa ha fatto la capitana Carola Racchette con la Sea-Watch 3. Aveva cominciato a chiedere aiuto alla procura italiana. Poi aveva chiesto aiuto ai magistrati di Roma, poi aveva chiesto all'Europa, poi aveva chiesto ai paesi e poi era arrivata direttamente in porto a Lampedusa speronando la Guardia di Finanza. Quindi fonti del Viminale fanno sapere che sembrerebbe che la Open Arms stia ricominciando a fare lo stesso iter della Sea-Watch 3. Però c'è una leggera differenza, piccola, grande, enorme differenza. Le condizioni con la Sea-Watch 3 erano differenti da quelle attuali, perché il decreto sicurezza bis permette l'arresto immediato del comandante della nave, che poi sicuramente verrà liberato dalla magistratura, su questo non ho quasi nessun dubbio, ma comunque un arresto lampo, diciamo, sarà magari incarcerato per qualche ora, provando l'ebbrezza di essere incarcerato magari sull'isola di Lampedusa e poi liberato comunque dal giudice di turno che reputerà che ha agito in nome di qualcosa di superiore. E poi la novità è che la nave verrà comunque confiscata, poi o smontata o rivenduta in parti o regalata alla Guardia di Finanza, alla Guardia Costiera. E la multa da 250.000 a 1 milione, ma si presume sarà 1 milione di euro per il comandante e non per l'armatore o il proprietario della nave. Quindi io credo proprio che non voglia entrare in acque nazionali italiane, non tanto per l'arresto lampo o per le medaglie che gli daranno dopo in tutta Europa o perché lo inviteranno al Parlamento, ma per il milione di euro, perché trovare 1 milione di euro no, è quasi impossibile, quasi impossibile. E poi la confisca della nave, cioè la perdita definitiva della nave. Una nave costa una fortuna, una fortuna. In più dovrà pagare poi le spese per l'ormeggio per tutto il tempo che la procura avrà bisogno della nave come prova per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, altra cosa che poi finirà a tarallucci e vino. Ma è proprio questo perché esiste il decreto sicurezza bis. Se la magistratura, diciamo, che facesse diversamente, non sarebbe esistito il decreto sicurezza bis, che cerca di impedire a queste navi di entrare perché non hanno comunque paura della magistratura, che poi li fa uscire, gli dice: non hai fatto nulla, hai seguito una visione superiore a quella che abbiamo noi. Quindi il deterrente è proprio la pecunia, i soldi, il denaro. Denaro come confisca, perché perdere una nave ha un costo gigantesco e 1 milione di multa è gigantesco anche questo. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.